Trani Classic Festival ha una radice che parte dall'anno scorso, quale? Dal Tirrenium Classic Festival, diciamo, secondo nome, diciamo, della stessa città, Tirrenium, che ha iniziato le proprie radici, vede le proprie radici al monastero di Trani. Ovviamente noi quest'anno abbiamo voluto fare la cosa un po' più in grande, cercando di spostarci in location sempre più importanti e con maestri più importanti. È stata sicuramente una sfida realizzarla in questa maniera professionale, con orchestra e un maestro di rilievo. Stasera c'è davvero, come dire, la punta di diamante. Enrico Pace è davvero di grandissimo livello internazionale. Oltre lui, questa sera i prossimi eventi quali sono e quali sono state le modalità di scelta? Allora, sicuramente la finalità è quella appunto di portare a Trani artisti di grande livello e musica chiaramente di livello, e perciò la selezione è stata fatta, insomma, in questo senso. Adesso parliamo del concerto detto Imperatore, una riflessione sulla bellezza, qual è il cuore di questo concerto? Senz'altro Beethoven ha sempre voluto esplorare ogni forma musicale, dal quartetto alla sinfonia alla sonata e quindi anche al concerto, partendo da dei presupposti magari del suo maestro Haydn oppure di Mozart, che stimava molto, e però raggiungendo poi delle formulazioni completamente originali attraverso uno sviluppo degli elementi sia musicali che psicologici che drammatici, che proprio dell'introspezione che gli ha causato anche il fatto di divenire progressivamente sordo. Questo concerto, il quinto, il coronamento della serie dei concerti, ed è un concerto veramente in cui viene, si dice, il periodo eroico va al suo massimo compimento. Abbiamo questo inizio con tre grandi accordi, proprio gli accordi che definiscono in mi bemolle, una tonalità anche lì, una tonalità piena di vita e di forza. E quindi questo concerto si distingue anche dagli altri per una grandezza delle forme. Il primo movimento dura già 20 minuti praticamente, quindi abbiamo una forma che quasi diventa brahmsiana, abbiamo una grande cadenza all'inizio, dei temi appunto di grande vigore e, come fa sempre Beethoven, con dei grandi contrasti. Quindi un attimo c'è questa affermazione volitiva e l'attimo dopo c'è un momento estatico, un momento di sogno. E questo si vede soprattutto nel secondo movimento, che inizia in si maggiore, una tonalità molto lontana da mi bemolle, e poi ritorna al vigore, alla forza del terzo movimento. Insomma, una forma grandemente espansa per un concerto di incredibile bellezza. Definire questo concerto come il viatico un po' un Beethoven un po' più romantico? Sì, il romanticismo secondo me adesso è difficile categorizzare, però il fatto di dire classico, romantico, sono categorie che sono state messe dopo. Sicuramente Beethoven è un artista rivoluzionario, un artista che metteva tutto se stesso con grande fuoco, e quindi possiamo anche dire romantico, certo. Il concerto di questa sera è un po' un Beethoven un po' anomalo, perché c'è un pianoforte, un solista, c'è l'orchestra e c'è un dialogo. È un po' un Beethoven diverso da quello a cui siamo abituati ad ascoltare. Sicuramente questo è il concerto più famoso tra i cinque di Beethoven, ed è quello dove lei dice bene, perché è quello in cui, insieme al quarto, in verità c'è un dialogo proprio tra il solista e l'orchestra, molto concertante, nonostante sia estremamente virtuosistico nella parte solistica, però anche nella parte orchestrale praticamente c'è una scrittura molto interessante, non è un semplice accompagnamento ma è un dialogo continuo che si sviluppa dall'inizio alla fine, e cosa che non succede nei primissimi concerti di Beethoven, sono più di accompagnamento. Questo è non è la prima volta che segue questo concerto? No, già mi è capitato, soprattutto in questo quinto
l'ho eseguito molte volte, però avrò il privilegio di eseguirlo questa volta con un grandissimo solista di fama internazionale, e quindi sarà un'esperienza bellissima. Questa, in fondo, diciamo la verità, è una scommessa. È una scommessa, però, che sappiamo già di poter vincere, non solo per le energie che ci stiamo, diciamo, mettendo, ma soprattutto per la reazione della cittadinanza, perché diciamo, organizzare eventi di questo tipo e vedere comunque i cittadini che attivamente interagiscono, perché poi alla fine il concerto non è per riempire il nostro ego, la nostra persona, ma per riempire queste bellissime cornici di concerto, per i concerti. Questa scommessa è sicuramente una scommessa che stiamo anche ci sta aiutando a vincere anche l'amministrazione, le istituzioni, in primis il sindaco e anche soprattutto Fabrizio Ferrante, che è un po' la colonna che ci sta, soprattutto come idee, ci sta portando avanti. Questa serata è il primo anno per il Trani Classic Festival, è un po' un momento di equilibrio musicale dell'offerta delle sale tranese di qualità. Assolutamente sì, noi diciamo siamo partiti un po' l'anno scorso quasi per gioco, per scherzo, con le esibizioni al Master. È andata talmente bene che quest'anno abbiamo deciso di farlo, di organizzarlo in maniera più strutturata, e quindi ci saranno degli eventi qui a Palazzo Beltrani su questa meravigliosa terrazza Sant'Orso, in cui ci saranno degli eventi al monastero. E quindi abbiamo diversificato quella che è l'offerta turistica culturale dell'estate tranese. Una riflessione sui giovani: questo Trani Classic Festival è stato voluto da due giovani che hanno, come dire, sfidato, hanno fatto quasi una scommessa. Anche su questo vorremmo il suo parere. Sì, sicuramente Serena e Paolo hanno fatto un grande lavoro di volontà, un lavoro per far apprezzare anche Trani, le bellezze di Trani, e per introdurre un festival di musica classica significativa, insomma, in questo bellissimo centro. Hanno tutta la mia stima e tutto il mio appoggio e supporto, e gli auguro un grande in bocca al lupo per la prosecuzione.